Noi andiamo appunto a Pisa, Pisa Lecce, Antonello Brughini. È nel momento di massimo splendore il Lecce di Corini, 5 vittorie consecutive, 7 vittorie nelle ultime 9 partite, miglior attacco del campionato con il principe dei bomber Massimo Coda, 20 reti, un Lecce insomma lanciatissimo verso il ritorno immediato in Serie A. Il Pisa dal canto suo, reduce dal KO di Pescara, può ancora conquistare un posto nei playoff. La squadra toscana infatti deve recuperare la gara di Pordenone rinviata per Covid. Il Pisa è imbattuto, lo ricordiamo, nel suo stadio da 11 partite. Subito uno sguardo alle formazioni, partiamo naturalmente proprio da quella nerazzurra allenata da Luca D'Angelo, che alla fine ha scelto questi 11. Gori in porta, Birindelli, Benedetti che all'ultimo momento ha sostituito Andrea Meroni che si è fatto male nel riscaldamento, Caracciolo e Lisi in difesa, a centrocampo De Vitis, Marin e Mazzitelli, Gucker il trequartista, Palombi e Marconi sono i due attaccanti, dall'altra parte come detto il Lecce di Eugenio Corini, anche in questo caso 4-3-1-2 con Gabriel tra i pali, Maggio, Pissacane, Lucioni e Gallo in difesa, Maier, Bjorkengren e Hjulmand a centrocampo, Henderson in questo caso il trequartista, i due attaccanti sono Massimo Coda e Stefano Pettinari, l'arbitro della partita Livio Marinelli di Tivoli, per lui 73esimo gettone in Serie B. Anche a Pisa c'è il sole, 15 gradi la temperatura. Corsini, torniamo a Pisa Lecce. Calcio di punizione in favore del Lecce, siamo nel secondo minuto, è 0-0 naturalmente tra Pisa e Lecce, pallone posizionato sulla tre quarti, sul settore di sinistra, Henderson sul pallone, dietro di lui con il maglia numero 23 Bjorkengren, il giocatore svedese, vediamo 6-7 giocatori, maglia bianca schierati al limite dei 16 metri avversari, pallone raso terra, basso, respinto in qualche modo con qualche difficoltà, ma attenzione alla conclusione di prima intenzione dal limite dell'area di Maier, pallone che termina sul fondo, ma che paura comunque per Stefano Gori, l'estremo difensore del Pisa, perché Maier praticamente ha colpito quasi coperto al volo, come detto dai 16 metri, pallone che è uscito di poco. E allora ripartiamo ancora da Pisa Lecce. Siamo esattamente alla mezz'ora e siamo in parità, è 0-0 tra Pisa e Lecce al 27esimo minuto, occasione d'oro per la squadra di casa, ripartenza di Palombi che dal vertice della, attenzione però ancora al Pisa, il tentativo di conclusione, le proteste vibranti della formazione di casa per un contatto presunto in aria tra Simone Palombi e un difensore del Lecce, l'arbitro dice che è tutto regolare, si prosegue, dunque Pisa che chiede un calcio di rigore non concesso, era stato lo stesso Simone Palombi, vi stavamo raccontando proprio questa occasione confezionata al 27esimo del primo tempo, che si era trovato al vertice dell'area piccola, Palombi ha scaricato il destro, murato però in maniera veramente decisiva dal capitano della formazione salentina Lucioni. Adesso la gara, come potete immaginare, come sentirete, è leggermente più interessante, soprattutto leggermente più vivace, con il Pisa che in due circostanze praticamente si è fatto vivo in maniera pericolosissima, prima con la conclusione come detto di Simone Palombi e poi con l'intervento molto molto dubbio in area del numero 2 Maggio ai danni dello stesso Palombi, ma l'arbitro era ben piazzato, ha fatto cenno di proseguire, dunque non cambia la situazione, partita come detto adesso sicuramente più interessante, siamo al 31esimo minuto, Pisa 0 Lecce 0, ancora Pisa Lecce. La mezz'ora superata da 5 minuti, è 0-0 tra Pisa e Lecce, ma adesso la gara si è infiammata, al 31esimo minuto è stato espulso Luca D'Angelo per proteste, il tecnico del Pisa voleva insomma il calcio di rigore per il contatto molto dubbio tra Maggio e Palombi, ha protestato a lungo e il direttore di gara Marinelli lo ha mandato anzitempo negli spogliatoi, meglio, decisamente meglio il Pisa in questa fase della partita, Pisa che sta mettendo in difficoltà il Lecce. Pisa Lecce. Qui siamo all'ottavo minuto e ancora 0-0 tra Pisa e Lecce, ritmo sempre piuttosto blando anche in questo avvio di secondo tempo, al sesto minuto però Lecce in avanti, Pettinari ha avuto sul destro un buon pallone ma il suo diagonale potente non ha inquadrato la porta, Lecce è leggermente più intraprendente all'alba di questo secondo tempo, come detto dopo una prima frazione invece giocata decisamente al piccolo trotto, Lecce comunque decisamente più intraprendente, ci prova anche adesso con Stefano Pettinari che appoggia corto a Henderson, siamo ai 25 metri, Henderson in profondità per Maier, attenzione al cross di Maier che attraversa tutto lo specchio della porta, ma Coda è leggermente in ritardo e non riesce a deviare il pallone in rete, comunque come detto è un altro Lecce rispetto al primo tempo, una squadra quella allenata da Corini che adesso sì prova a vincere questa partita, 25esimo Pisa 0 Lecce 0, ancora Pisa Lecce.
Attenzione, attenzione, perché c'è un calcio di rigore per il Lecce. Siamo al 29esimo minuto, siamo in parità 0-0 tra Pisa e Lecce, ma c'è stato un contatto in area tra Henderson, giocatore maglia numero 53 del Lecce, un giocatore maglia nerazzurra del Pisa. L'arbitro, che era ben piazzato, ha indicato il dischetto del rigore tra le proteste dei giocatori del Pisa. Adesso stiamo cercando, c'è un po' di confusione in campo all'Arena Garibaldi, un po' di nervosismo, siamo esattamente alla mezz'ora, ma c'è il calcio di rigore in favore della formazione salentina. Le proteste, come detto, del Pisa, ma l'arbitro era ben piazzato e ha indicato subito il dischetto, Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Dunque dal dischetto la grandissima opportunità per il Lecce, siamo come detto sullo 0-0, il cronometro segna 30 minuti nel corso del secondo tempo. L'arbitro adesso fatica un po' a fare rispettare la distanza regolamentare. Massimo Coda naturalmente sul dischetto, il capo cannoniere del campionato di Serie B, che calcerà con il destro. Coda contro Stefano Gori, è tutto pronto dunque all'Arena Garibaldi. Momenti di tensione, l'azione era stata propiziata da un guizzo di Pablo Rodriguez, il giovanissimo proveniente dalla cantera del Real Madrid. La concentrazione di Massimo Coda, 20 gol in questo campionato, il fischio del direttore di gara, la conclusione e la palla in rete. Dunque cambia il parziale all'Arena Garibaldi, siamo al 31esimo minuto, Pisa 0 Lecce 1, ha segnato Coda su calcio di rigore. Ripartiamo da Pisa Lecce e alla fine dunque Corsini, si è sbloccata anche la gara dell'Arena Garibaldi. Adesso siamo al 35esimo minuto con il Lecce in vantaggio sul Pisa per 1-0. Il gol, nemmeno a dirlo, di Massimo Coda al 31esimo del secondo tempo, stavolta su calcio di rigore per Coda, 21esimo centro in campionato. Rodriguez, 19 anni, dalla cantera del Real Madrid, che ha dato subito una scossa ed ha provocato in qualche modo anche il calcio di rigore con un'incursione in area di rigore. Poi l'appoggio corto per Henderson, che è stato messo giù da Benedetti, nessun dubbio per Marinelli, che ha indicato il dischetto, e dagli 11 metri Coda, destro vincente a mezza altezza, con Gori che intuisce la traiettoria della conclusione delle capocannoniere del campionato di Serie B, ma non riesce a trattenere il pallone che si infila, come detto, alla sinistra del portiere del Pisa. È tutta un'altra partita, ma soprattutto è tutto un altro Lecce in questo secondo tempo. 36esimo minuto, Pisa 0 Lecce 1, 47esimo del secondo tempo, con il Lecce sempre in vantaggio per 1-0. Intanto è terminata anche la partita di Massimo Coda, che è stato sostituito, naturalmente l'uomo che sta decidendo questa partita, come detto, importantissima, fondamentale per il cammino del Lecce verso la Serie A. Mentre il Pisa attacca ancora, qui naturalmente sono saltati tutti gli schemi, palloni lunghi soprattutto per cercare, per quanto riguarda il Pisa, Luca Vido. Ci vorrebbe una giocata del numero 19 della formazione del Pisa, secondo le intenzioni naturalmente di Luca D'Angelo, che sta seguendo questo finale dalla tribuna. Adesso lotta con grandissimo accanimento il Lecce nella propria metà campo, passano secondi preziosissimi per la squadra allenata da Eugenio Corini. E ancora il Pisa ad attaccare con lo stesso Vido, che appoggia lateralmente per il compagno di squadra, il 21 Quaini. La conclusione di Quaini dai 20 metri, che non inquadra la porta, pallone che termina sul fondo. Occasione dunque sprecata per la formazione toscana. Siamo al 49esimo minuto, quarto di recupero dunque, vedremo se il direttore di gara farà giocare ancora dopo il rinvio del portiere brasiliano del Lecce Gabriel. Dicevamo dunque il punteggio che sta maturando qui all'Arena Garibaldi è importantissimo, una vittoria pesantissima sarebbe questa per il Lecce, che si avvicinerebbe ancora di più alla vetta. Comanda, lo ricordiamo, l'Empoli con 59 punti, Empoli che oggi non è sceso in campo, l'abbiamo ricordato. E finisce qui dunque il finale dell'Arena Garibaldi, Lecce batte Pisa 1-0, decide Coda su calcio di rigore al 31esimo del secondo tempo, e con questi tre punti, come detto, il Lecce sale a 58 punti in classifica, l'Empoli ne ha 59. È tutto.